Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù misericordioso e Santa Faustina ti dicono: la mattina ho udito queste parole. Da oggi, al rito della risurrezione, non sentirai la mia presenza, ma la tua anima sarà colma di una grande nostalgia. Immediatamente una grande nostalgia inondò la mia anima. Sentì il distacco dell'amato Gesù e quando si avvicinò il momento di fare la Santa Comunione, vidi nel calice e in ogni ostia il volto sofferente di Gesù. Da quel momento provai nel mio cuore una nostalgia ancora maggiore. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Queste parole del Salmo 22, pronunciate da Gesù durante la sua agonia in croce, ci ricordano che Egli si è fatto simile a noi in tutto, eccetto nel peccato, giungendo anche a sperimentare l'assenza e la nostalgia di Dio. Quando anche a te accadrà di soffrire momenti di crocifissione e nel tuo cuore si farà sentire più profondo il rimpianto di Dio, ricordati che non per questo Dio è lontano. Benché non te ne accorga, Egli continua a restare accanto a te, anche quando soffri, anche quando ti sembra di dover soccombere a qualche tempesta della vita. Ecco cosa devi fare in quelle situazioni: persevera nella preghiera, anche se non senti nulla. Chiedi allo Spirito Santo di inondare tutto il tuo essere. Adora Gesù nell'Eucaristia, pur non comprendere il senso. Ricevilo nella comunione con la maggiore frequenza possibile, anche se hai l'impressione che la tua anima abbia smarrito la fede, la speranza e l'amore. Ricorda che Gesù ha voluto rimanere nell'Eucaristia e desidera che tu faccia di Lui il tuo nutrimento, non come premio della tua virtù, ma come rimedio alla tua debolezza e per restituire vigore a ogni aspetto della tua vita, con la disposizione che ci suggerisce la liturgia. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola, ed io sarò salvato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari defunti, l'eterna gioia dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, vivano in pace. Amen. Benedici, Signore, ti prego, con concedimi terreni sempre più bassi, tienimi sul capo la tua mano e allontana da me disgrazie e dolori. Amen. Gesù, confido in te. 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 Preghiamo. Signore, oggi ti chiedo di concedermi il dono della perseveranza, specialmente nelle notti più scure della mia vita. Accresci in me la fede e la fiducia nel tuo amore. Rafforza in me la certezza che tu continui a restarmi vicino, anche quando mi verrebbe da pensare il contrario. Fa che il mio cuore non ceda all'ingannevole sensazione della tua lontananza. Il tuo spirito mi aiuti a non dimenticare mai che anche dietro le nuvole più oscure il sole continua a risplendere. E io saprò che anche tu tornerai ben presto a illuminare e consolare la mia anima con lo splendore del tuo volto. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente e misericordioso,